Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi faremo la seconda parte del video della borsa. Faremo questi pompon di pelliccia sintetica che potremo mettere come charm della borsa oppure utilizzare anche semplicemente come dei portachiavi. Vi dico subito quello di cui avremo bisogno. Avremo bisogno di una coda di topo, di ovviamente vari colori inerenti appunto al colore della pelliccia che voi andate a utilizzare. Quindi una coda di topo di raso. Io ho utilizzato del filo di nylon trasparente proprio per evitare che si vedano eventuali punti o cose di questo tipo quando andiamo, diciamo, a chiudere il lavoro. Quindi ho utilizzato questo filo qui trasparente. Poi avremo bisogno di alcuni anellini e di alcuni moschettoni. Se avete anche la possibilità di avere degli anelli per creare dei portachiavi, va bene uguale. Avremo bisogno poi di alcune catenelle, quindi di varie misure, magari nel mio caso queste qui sono troppo grandi, quindi cercate di procurarvi delle catenelle diciamo un po' più piccole. Avremo bisogno anche dell'imbottitura, diciamo circa un 50-100 grammi di imbottitura da mettere all'interno. Mi raccomando di non buttare i ritagli di questa pellicetta perché potete tranquillamente inserirli all'interno in quanto rimane morbidissima e poi integrare appunto con l'imbottitura. E poi infine avremo bisogno appunto delle nostre pellicce. Per fare questa qui io ho utilizzato la rimanenza appunto della pelliccia che ho utilizzato per la borsa. Per fare invece quest'altra qui, ho utilizzato questa pellicetta qui che avevo comprato tra le altre cose anche sotto Natale, quindi insomma. Quindi potete farle in queste pellicette qui sintetiche, ci sono in tantissimi colori, sono stupende, sono morbidissime. In base a quello che voi volete ottenere, potete tranquillamente anche cambiare la misura. Se avete delle pellicce anche col pelo più lungo, vanno benissimo uguale, anzi diciamo che i pompon con il pelo più lungo vengono ancora più belli. Avrete bisogno poi anche di alcune pinze, alcuni attrezzi, diciamo. Questa qui, se utilizzate una catenella dove non è possibile aprire le maglie, allora dovete tagliarla. E poi ho utilizzato due pinze per riuscire a manovrare appunto gli anellini. Assieme alla pallina potete utilizzare tranquillamente anche delle nappine, quindi potete arricchire ancora di più il charm o il portachiavi, dipende quello che voi volete appunto realizzare. Tutte le misure le trovate alla fine del video. Bene, io direi di metterci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei video. Quindi, buona creatività a tutti!
Dunque, siamo arrivati al termine appunto del tutorial. Come vedete, io qui ho optato per un portachiavi, poi basterà mettere anche un moschettone se non vi piace, diciamo, l'anello. Oppure possiamo, come abbiamo fatto prima, come abbiamo visto prima, possiamo mettere appunto questa catenella e metterla o sui manici oppure sugli anelli, questi qui della tracolla. Io ho utilizzato apposta tre varianti di pellicetta di colore, proprio per farvi vedere appunto come viene in altri colori. Ovviamente il massimo si ottiene con una pelliccia a pelo più lungo, diciamo che questa qui è una pelliccia da, parliamo forse di un centimetro di pelo. Ovviamente se facciamo questi pompon con un pelo più lungo da 2 centimetri, 2,5 centimetri, abbiamo proprio il massimo dell'espressione della pallina pelosa, ecco, diciamo. Allora, per fare questo qui, questa qui piccolina, io ho utilizzato un disco di un diametro di 9 centimetri, mentre invece per fare appunto queste due più grandi, questa rosa e questa tortora, ho utilizzato un diametro di 13 cm. Quindi ecco, questi qui sono i miei pompon che poi vanno applicati sulla borsa oppure possiamo utilizzarli semplicemente come portachiavi. Ovviamente poi vi potete sbizzarrire tranquillamente con le catenelle. In questo momento non avevo purtroppo delle catenelle di una misura adeguata. Però ecco, vedete, anche l'oro con il rosa è spettacolare. Poi ovviamente se fate però la catenella in oro, questo è un dettaglio che voi dovete chiarire sin dall'inizio, nel senso che poi dovete prendere anche gli anelli in oro oppure i moschettoni per fare la tracolla, tutto quanto diciamo in oro. Vi serviranno poi, come vi ho fatto vedere, degli anellini. Io ce l'ho sia in oro che argentati, eccoli qua, e questi qui, come abbiamo visto prima, sono da 1 centimetro, mentre invece il moschettone li ho di 2 misure. Allora, questo qui piccolino, come abbiamo visto prima, è da 1,5 centimetri, cioè da qui a qui è 1,5 centimetri, mentre questo qui è da 1,8. A me non resta dunque che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite appunto dei nuovi video. Inoltre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando di condividere il video, questo è veramente importante per il canale. Ciao!